Luca, ma qual è la vera differenza tra dare del cibo agli italiani o ai coreani? La soddisfazione che ti dà un coreano davanti a un panettone è ben diversa di quella che ti dà un italiano davanti al panettone. Con questa frase vorrei concludere in maniera molto, molto, diciamo, restrittiva, molto restrittiva l'esperienza, ma diciamo che la Corea ha una sete molto importante di quello che è innovazione, qualità e precisione per quanto riguarda il settore food. Stanno portando e stanno viaggiando alla velocità della luce, al contrario, sai, un po' di noi italiani che ci siamo un po' lasciati andare per quanto riguarda la voglia di far crescere le nostre aziende, non di crescere, di far crescere le nostre aziende. Qui voglio fermarmi perché subentra un fattore non solo del privato, del singolo, ma soprattutto un problema economico, sociale, politico, che purtroppo ci limita in tantissime scelte, tra cui l'ampliamento e l'espansione delle nostre attività a causa degli enormi costi di gestione che ci impone il nostro primo socio, che è lo Stato.